Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla predicatrice locale Elisa Bondente. Raccogliamoci alla presenza di Dio, noi tutte e tutti. Facciamogli spazio nel nostro cuore. Ascoltiamo la sua parola che, come dice Isaia, ci farà diventare un giardino ben annaffiato, una sorgente in cui l'acqua non manca mai. Leggiamo dal Salmo 73 i versetti da 23 a 28. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore. È la mia parte di eredità in eterno, poiché ecco, quelli che s'allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Signore, tu ci accompagni nel nostro cammino, sei la nostra casa. Ti siamo riconoscenti perché ci sentiamo in cammino con te, che ci insegni a non tenere per noi i doni ricevuti, ma condividerli con le nostre sorelle e i nostri fratelli. Amen. Oh,
Oggi 6 marzo 2022 è la domenica in cui si ricordano i predicatori locali. Nella Chiesa cristiana in epoca antica e medievale, la predicazione sui testi biblici era affidata o ai vescovi nel corso della messa o ai religiosi degli ordini francescani e domenicani, detti appunto ordini dei predicatori. Con la Riforma protestante, l'importanza che assume la riflessione biblica e la predicazione che accompagna ogni culto viene affidata ai pastori che hanno per questo compiuto appositi studi di teologia. Questa prassi si mantiene tuttora presso tutte le chiese evangeliche. Una profonda innovazione si ebbe nel XVIII secolo, quando sorse il movimento di Wesley, conosciuto poi come il metodismo. Quando, nell'impossibilità di rispondere a tutte le richieste di predicazione, vennero scelti laici, e cioè non ministri ordinati, a cui fu affidato il compito di fungere da mediatori tra il ministero pastorale e i credenti nelle assemblee. Nacque così una nuova figura di apostolato, denominata appunto dei predicatori laici. Le chiese valdesi e metodiste hanno mantenuto questa tradizione, un carattere più istituzionale oggi, e i predicatori ne curano la formazione nel quadro dell'UPL, Unione Predicatori Locali. Ne sono membri i fratelli e le sorelle delle comunità, che avendo seguito un corso di formazione si mettono a disposizione delle chiese per questo servizio di riflessione biblica. Signore, noi apriamo la Scrittura, desideriamo ascoltare e comprendere. Illumina i nostri cuori e le nostre menti, che la tua luce ci riscaldi e ci rallegri, ci dia vitalità e entusiasmo. Preghiamo con le parole di Dietrich Bonhoeffer. Facciamo silenzio prima di ascoltare la parola, perché i nostri pensieri sono già rivolti verso la parola. Facciamo silenzio dopo l'ascolto della parola, perché questa ci parli ancora, viva e dimori in noi. Facciamo silenzio la mattina presto, perché Dio deve avere la prima parola. Facciamo silenzio prima di coricarci, perché l'ultima parola appartenga a Dio. Facciamo silenzio solo per amore della parola. Il testo della predicazione è tratto dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 10. Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché Egli dice: «Ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza». Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri,
come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Che il Signore benedica la lettura e l'ascolto della Sua parola. Amen. Ci troviamo oggi nella seconda lettera ai Corinzi, composta da Paolo di Tarso verso il 54-55 d.C. Questa epistola era indirizzata alla comunità cristiana della città greca di Corinto, dove erano arrivati in quel periodo dei nuovi predicatori, che avevano non soltanto preso le distanze dalla persona di Paolo, anziché riconoscerne l'autorità e il ruolo di privilegio nei confronti dei Corinzi, poiché egli era stato fondatore di quella comunità, ma addirittura erano giunti a contestare questa sua autorità di apostolo e di padre della comunità di Corinto. Paolo invece voleva mostrarsi diverso da loro, come annunciatore del Vangelo, inviato di Cristo. Non possedeva punti di forza personali, anzi, appariva un uomo debole, privo di qualsiasi aureola, incapace di attirare l'attenzione altrui sulla sua persona. Non predicava se stesso, bensì Gesù Cristo, come unico ed esclusivo Signore, essendo la sua parte quella dell'umile servitore. Dice Paolo nella lettera ai Corinzi: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù. In questa lettera, quindi, l'apostolo Paolo descrive le esperienze di oltre 20 anni di servizio in diverse città: a Damasco, ad Antiochia, a Filippi, ad Atene, Corinto, Efeso. L'apostolo, in due paragrafi diversi ma consecutivi, espone i momenti difficili che ha vissuto: afflizioni, necessità, angustie, percosse, prigionie, tumulti, fatiche, veglie, digiuni. Ha vissuto gloria e umiliazione. E a seguire spiega poi come sia passato attraverso queste prove, con grande costanza nelle afflizioni e nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, e con purezza, con conoscenza, sempre con pazienza e con bontà. Lo ha accompagnato lo Spirito Santo, grazie al quale ha manifestato amore sincero, parlare veritiero della potenza di Dio. Ha agito con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria
e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama. Nei capitoli precedenti, poi, l'Apostolo ricordava che il Signore ha messo il suo tesoro in noi che siamo fragili, di scarso valore, come dei vasi di terra. E ci ricorda che le sofferenze sono solo momentanee finché siamo in questo mondo e siamo chiamati a vivere coerentemente con la nostra fede, esprimendo la nostra testimonianza. Ogni credente è una creatura incaricata della funzione di collaboratore di Dio. L'Apostolo dunque invita con forza a non rendere vana la grazia di Dio, che è per tutti, è gratuita ed è vera. Paolo sa che la grazia di Dio è gratuita. Questo dono rasserena i nostri cuori e ci dona la speranza certa davanti a noi di vivere nell'amore di Dio per noi. Dunque, la grazia. La grazia è un dono esigente, che ci impegna a rendere testimonianza dell'amore di Dio, un Dio che perdona, libera, guarisce le ferite dell'anima, riconcilia, sostiene, accompagna, condivide, si fa solidale. E tutto questo accade attraverso di noi, attraverso il nostro impegno, perché la grazia di Dio ci rende capaci di perdonare, guarire, sostenere, essere solidali. Ma può accadere che la grazia di Dio sia resa vana. Questo accade quando si crede nell'amore di Dio, ma solo con la testa, non con il cuore. Là dove ci si considera a posto con Dio e con se stessi, eppure il nostro sguardo non va oltre i propri bisogni, la propria famiglia. Ecco, la grazia di Dio è resa vana là dove essa non impegna più il credente a rendere partecipi del grande tesoro che è l'amore di Dio per tutti. E allora questa grazia ci fa predicatori, ci fa diaconi, ci fa servitori, ministri, ambasciatori e collaboratori di Dio. Chiama tutti all'azione, al movimento, al dialogo, al confronto, senza aver paura, nonostante la nostra debolezza umana. Certo, siamo fragili, perché restiamo nella nostra realtà umana strumenti incapaci di assolvere in pieno il compito. Restiamo di scarso valore, ma allo stesso tempo delle persone in cui Dio si compiace, perché siamo Suoi testimoni. Questo è un tesoro inestimabile che Dio ci ha voluto dare, mettere in vasi di terra, dice l'Apostolo, dei vasi che sono fragili, piccoli e quindi inadeguati. Ma così è piaciuto a Dio. Dio non guarda la nostra incapacità, non attende che ci sentiamo pronti, perché è ora, ora, così come siamo, che Dio ci guarda e ci ama. È ora che la nostra testimonianza, il nostro racconto di come sentiamo l'amore di Dio dentro di noi, può permettere a tanti altri di entrare in questo orizzonte di salvezza, di pace, di perdono, di riconciliazione con se stessi e con gli altri, con Dio. Eccolo ora, il tempo favorevole. Non aspettiamo quando diventeremo migliori, più coerenti, meno peccatori o peccatrici. È qui e ora che la nostra fede, nonostante le difficoltà della vita, nonostante la nostra fragilità, diventa lo strumento dell'amore di Dio nel mondo. Questo siamo chiamati ad essere all'interno del nostro mondo, della nostra società, della nostra città. Amen. Signore, noi ci consacriamo a Te come strumenti nelle Tue mani.
abbiamo da offrirti il nostro desiderio di essere operai della tua messe. E poiché tu hai scelto le cose deboli di questo mondo, scegli anche noi che siamo deboli e fragili. Dacci la passione per l'Evangelo di Gesù Cristo. Insegnaci ad osare vie nuove, perché le persone che incontriamo sul nostro cammino giungano a conoscerti e ad amarti. Dacci coraggio e franchezza, anche se andiamo controcorrente. E se fatichiamo per la pace, la giustizia, la riconciliazione, che il peso ci sia lieve. Ti preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci guardi. Il Signore faccia risplendere su di noi il suo volto e ci sia propizio. Alzi il Signore il suo volto su di noi e ci dia la pace. Andiamo in pace e il Dio della pace sia con tutti noi. Amen.